Grazie, grazie infinite di questa opportunità, di questa bellissima occasione di ritrovarci appunto ancora una volta intorno alle biblioteche scolastiche e alla necessità, possibilità appunto di sviluppo. Io ho stilato, diciamo così, un canovaccio, una scaletta per stare nei tempi perché notoriamente tendo a debordare, considerata anche la grande passione che provo per questo settore. E però devo dire, faccio molta fatica a non a resistere, insomma, a tutta una serie di spunti che dagli interventi che mi hanno preceduto appunto mi sollecitano molto molto velocemente. Per esempio, il professor Edoardo Barbieri ha giustamente richiamato la difficoltà dei momenti appunto che stiamo vivendo proprio a livello globale, no? I conflitti, in particolare poi questo nuovo che si è acceso insomma nel Medio Oriente, richiamano anche la nostra, al di là delle grandi decisioni, però anche al nostro impegno, la nostra capacità appunto di essere operatori di pace. Per esempio, lo scorso anno, proprio il mese internazionale delle biblioteche scolastiche, voluto dall'Associazione Internazionale di Biblioteconomia Scolastica, è stato dedicato proprio alla lettura, alle biblioteche come ambienti e ponti appunto che costruiscono armonia, dialogo e pace. E giustamente è stato richiamato, richiamata e sottolineata la responsabilità, per esempio, della scuola riguardo al proprio patrimonio bibliografico, documentario che è bene appunto pubblico, culturale e via dicendo, e merita un'attenzione e appunto un trattamento adeguato, però. E poi nell'urgenza anche di attuare, come sta avvenendo in tante nostre scuole, le aule immersive. Può capitare, per esempio, che non si veda, diciamo, ecco, questa opportunità di combinare, come è stato citato, insomma, in uno dei passaggi, questa utile integrazione, ma che vengano in maniera molto disinvolta svecchiati patrimoni che sono di notevole interesse. Quindi, proprio per far spazio, no, per superare, diciamo, una visione della biblioteca, come posso dire, più conservativa, ma bisognerebbe poi, ecco, andare nello specifico, e quindi servono le competenze, non serve il solo fatto che ci sia la normativa in merito non implica che poi automaticamente questa normativa venga applicata e tra l'altro anche in maniera appunto intelligente. E come evidenziato anche dal professor Cavallarin, la ricchezza appunto dei percorsi di formazione, così come la nostra presidente AIB ha anche richiamato, oltretutto nella sua ricchissima esperienza appunto nella biblioteca accademica, penso che ecco, abbia evidenziato anche la trasversalità dei percorsi di educazione alla competenza informativa e mediatica. E quindi tutto questo, ecco, si lega e rafforza ulteriormente questa nostra riflessione sull'anno europeo appunto delle competenze. Competenze che vanno viste, come ti diceva la dottoressa Petrilli prima, appunto sul duplice versante, le competenze dei bibliotecari, docenti bibliotecari, gli addetti, insomma, alle biblioteche, competenze che i fruitori, appunto, gli utenti devono, le diverse componenti della comunità devono acquisire. Allora, l'anno europeo delle competenze proprio mira a promuovere e migliorare, no, le competenze appunto degli individui e la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti anche molto repentini, molto drammatici, insomma, del mercato, particolarmente del mercato del lavoro, ma anche più in generale, no? I cambiamenti appunto a livello sociale, economico e via dicendo. Nell'ambito di questa iniziativa, insomma, che stimola, no, appunto i diversi attori, insomma, e particolarmente le scuole e le istituzioni
educative sono fortemente incoraggiate a concentrarsi sullo sviluppo appunto di competenze innovative. E quelle competenze appunto trasversali, particolarmente importanti nel XXI secolo, perché sono quelle che daranno gli strumenti teorici, metodologici, pratici, eccetera, perché gli studenti riescano appunto a realizzarsi, ad esprimere il loro potenziale, quindi insomma trovare il proprio posto insomma nella società e nel mondo produttivo, in un mondo che è in continua rapida evoluzione e trasformazione. Un'area particolarmente appunto importante in questo contesto, no? Contraddistinto da complessità, continuo cambiamento, via dicendo, è proprio la biblioteca scolastica. Lo sono le biblioteche in generale, ma particolarmente appunto la biblioteca scolastica, proprio per la delicatissima funzione educativa, insomma, che svolge. Tradizionalmente le biblioteche scolastiche sono state viste principalmente come depositi di libri e altri materiali, spesso appunto solo così occasionalmente, diciamo, utilizzate quale sussidio, quale supporto, quindi una visione, diciamo, ancillare, no? Una visione appunto occasionale, insomma, e semmai più generalmente, ecco, legate ai vari progetti lettura, un po' meno sistematicamente inserite proprio in quell'attuazione del curriculum in senso innovativo e critico, proprio per esempio anche con percorsi di media information literacy, competenza informativa mediatica e via dicendo. Tuttavia appunto le biblioteche scolastiche, sia per anche per gli esiti dell'imponente piano di formazione messo in campo dal MIM per l'attuazione della legge 15/2020, insomma, sulla promozione della lettura, ma anche appunto le sollecitazioni che provengono dall'IFLA, dalla IASL, dall'AIB, insomma sono tantissime, e la letteratura nel settore, insomma, le biblioteche scolastiche sono sempre più riconosciute e le dobbiamo riconoscere noi stessi, dobbiamo sforzarci, ecco, di maturare una consapevolezza maggiore nel vederle appunto come importanti centri di apprendimento, centri di apprendimento dinamici, inclusivi, insomma, che sono capaci, ecco, diventano anche motore, insomma, di innovazione, sono in grado di fornire, o dovrebbero essere in grado di fornire, servizi e risorse appunto che supportano una gamma molto ampia di obiettivi, insomma, accademici, formativi, insomma, in termini anche, tra l'altro, anche di rendimento scolastico, di raggiungimento degli obiettivi formativi e di sviluppo personale, di realizzazione personale. Per essere efficaci in questo nuovo ruolo, le biblioteche scolastiche devono essere allineate alle tendenze emergenti nel campo dell'istruzione, che pongono approcci, diciamo, tendenze, insomma, che pongono una maggiore enfasi, un maggiore accento proprio su quegli approcci educativi incentrati sullo studente, sull'apprendimento basato su progetti, su problemi, sull'indagine, sull'uso delle tecnologie finalizzate appunto a sostenere e migliorare l'esperienza di apprendimento. Inoltre è assolutamente necessario che il personale dedicato appunto alla biblioteca scolastica sia composto da professionisti qualificati e competenti in grado di fornire una serie di servizi a supporto appunto e supporto adeguato, insomma, agli studenti e agli insegnanti. E studenti e insegnanti in primis, ma come si è accennato prima, il concetto di comunità scolastica è molto più articolato, ovviamente.
E alcune delle tendenze, insomma, che è ravvisabile individuare, stanno un po', diciamo, plasmando, determinando, orientando il futuro delle biblioteche scolastiche, comprendono, sono riconducibili essenzialmente a quattro punti, ma non solo, diciamo, questi sono quelli più rilevanti. Appunto l'alfabetismo, la grande famiglia dei nuovi alfabetismi, l'alfabetismo appunto mediatico, informativo, digitale, ora anche green, per esempio pensiamo al Green Comp, no? Il nuovo quadro di riferimento europeo per la green literacy e quindi che non va vista soltanto, diciamo, in modo, come posso dire, riduttivo in termini di alfabetismo ambientale, ma una visione ecologica molto più ampia che riguarda per esempio anche la ricerca e l'utilizzo critico delle informazioni. Quindi c'è tutta questa ampia famiglia e d'altra parte con la crescente importanza della tecnologia in tutti gli ambiti, in tutti gli aspetti della vita e via dicendo, gli studenti devono sviluppare competenze digitali che consentano loro di utilizzare la tecnologia in modo efficace e responsabile. Le biblioteche scolastiche possono svolgere un ruolo chiave in questo processo, fornendo l'accesso alle risorse digitali, insegnando le competenze e aiutando gli studenti a sviluppare appunto pensiero critico e capacità di ricerca a tutto tondo, online, su fonti a stampa, su fonti documentarie di diversa tipologia e anche secondo appunto metodologie e metodi diversi, insomma, si apre tutto un aspetto, insomma, che ora non è possibile approfondire, ma sicuramente molto interessante proprio da un punto di vista didattico-metodologico. Un altro ambito molto interessante e promettente che andrebbe guardato soprattutto da parte di chi sta nella scuola con così liberandosi un po' da una serie di pregiudizi, l'apprendimento attraverso il gioco. L'apprendimento basato sul gioco è sempre più riconosciuto come un modo efficace per coinvolgere gli studenti e facilitare il loro apprendimento. Le biblioteche scolastiche possono fornire una serie di giochi e altre risorse che supportano l'apprendimento ludico e permettono agli studenti di esplorare nuove idee in modo divertente e coinvolgente. Tra l'altro, come ottobre è l'International School Library Month, il mese internazionale delle biblioteche scolastiche, e vede proprio l'Associazione Italiana Biblioteche e particolarmente la sua Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche, che mi onoro di coordinare, direttamente coinvolta, insomma, in tutta una serie di azioni, webinar, promozione di progetti e via dicendo, novembre è l'International Games Month, il mese internazionale dei giochi, dei videogiochi, del gioco, del videogioco, del gaming, della gamification. Per esempio, non solo tante iniziative messe in campo dalle biblioteche italiane, ma come Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche, grazie anche alla disponibilità di un vero esperto del settore, Francesco Mazzetta, il 21 novembre pomeriggio su Teams svolgeremo un interessante webinar in cui interverrà un giovane bibliotecario scolastico filippino che utilizza per esempio i videogiochi per insegnare la biblioteca. Altro ambito interessante è lo spazio laboratoriale, lo spazio maker, lo spazio per creare, fare delle cose e quindi lo spazio per i creatori. Allora, gli spazi appunto per i makers, per i creatori, insomma, sono ambienti di apprendimento collaborativo in cui gli studenti possono dedicarsi a lavori pratici e creativi. Le biblioteche scolastiche possono offrire, anzi devono offrire, spazi per i maker dotati appunto dei vari strumenti e materiali che consentono agli studenti di progettare e creare un'ampia gamma di prodotti, dalla robotica all'elettronica, dalla stampa 3D alla lavorazione del legno, ma permettetemi anche di sottolineare come questa visione
diciamo, maker, appunto, di spazio laboratoriale creativo fosse già molto ben chiara e presente, per esempio, nelle linee guida elaborate da Frances Laverne Carroll nel 1990 per l'IFLA, che fornendo tutta una serie di parametri strutturali anche molto precisi, prevedevano appunto anche un adeguato spazio appunto laboratoriale. Quindi parliamo, ecco, di un'epoca, 1990, ovviamente, in cui la stampante 3D o altre cose, insomma, non erano, altri dispositivi, altre attrezzature non erano ancora presenti. Allora, un altro un ulteriore ambito è quello dell'apprendimento personalizzato, no? Gli studenti hanno stili di apprendimento, interessi, esigenze molto spesso anche molto differenti tra loro, e quindi le biblioteche scolastiche devono fornire risorse didattiche personalizzate che rispondano appunto alle esigenze dei singoli studenti e all'occorrenza appunto anche a bisogni speciali, e permettano loro di imparare appunto secondo il proprio ritmo, insomma, a modo loro. Ecco, tutto questo si deve in qualche modo declinare anche sul versante delle competenze che il personale deve acquisire, o se già acquisire deve continuare a curare, a sviluppare, perché è un processo continuo. Alcuni suggerimenti per un bibliotecario scolastico del XXI secolo possono, diciamo, che punti, ecco, alla propria formazione, al proprio aggiornamento, proprio per potenziare i servizi e le attività della biblioteca scolastica per un'istruzione di qualità, come ci richiama, insomma, il quarto obiettivo dell'Agenda 2030, possono riguardare, per esempio, e promuovere l'amore, la passione, l'interesse, la pratica della lettura, anche utilizzando appunto modalità e strumenti nuovi. Per esempio, il bibliotecario non dovrebbe assolutamente venir meno, insomma, al suo compito di incoraggiare in maniera efficace appunto gli studenti a leggere, per esempio organizzando club del libro, circoli letterari, programmi di lettura che rendano appunto la lettura coinvolgente, piacevole, via dicendo, per esempio anche utilizzando delle piattaforme, non solo appunto realizzando i circoli fisicamente, voglio dire, in biblioteca, ma anche avvalendosi per esempio di piattaforme come Trello, ve ne sono altre, insomma, in cui anche il social reading, no, la pratica della condivisione della lettura possa essere portata avanti. È molto importante la collaborazione stretta con gli insegnanti. Il bibliotecario deve saper lavorare in tandem con il corpo docente, con i coordinatori dei dipartimenti, le varie figure, insomma, di riferimento, proprio per garantire che la biblioteca sia pienamente integrata nel programma scolastico, nel curriculum, ma allo stesso momento che il programma della biblioteca appunto integri nel curriculum. Quindi ci deve essere proprio una corrispondenza tra queste due dimensioni, quindi la collaborazione è fondamentale. Il continuo aggiornamento, bisogna rimanere costantemente aggiornati sulle tendenze tecnologiche. Magari questo è un versante in cui tanti di noi non provano, diciamo, un particolare interesse, okay? Eppure bisogna appunto sforzarsi di essere curiosi, di sperimentare in prima persona, e quindi bisogna essere esperti delle tecnologie utilizzate negli studi. Bisogna essere esperti nelle banche dati online, le varie risorse digitali e le piattaforme di apprendimento online. È stato fatto appunto giustamente quel riferimento, no, alla G Suite, e tra i vari documenti IFLA, per esempio, si indica come una delle competenze che il bibliotecario deve avere, e deve essere proprio questa conoscenza anche delle diverse piattaforme, proprio per consigliare
consigliare e sostenere, diciamo, l'istituzione di appartenenza nella maniera appunto più adeguata, anche garantendo la privacy, la tutela della proprietà intellettuale e via dicendo. Allora, un altro aspetto importante che è stato anche toccato prima, mi pare dal professor Cavallarin, creare un ambiente accogliente, un ambiente appunto invitante, no? In cui star bene, in cui ritornare, in cui si sosta volentieri e ci si sente bene e si è invogliati a tornare e si trasmette, diciamo, questo benessere, questo piacere, insomma, anche con un passaparola molto efficace. Allora, una biblioteca rumorosa, confusionaria, disordinata o altro può essere un forte ostacolo per gli studenti, appunto, che vi si recano. Il bibliotecario deve assicurarsi che la biblioteca sia ben organizzata, decorata, insomma, in maniera appunto caldo e invitante. Promuovere appunto l'alfabetizzazione multimodale, gli studenti devono apprendere come interagire, insomma, con le informazioni a partire dalla individuazione, dalla definizione chiara del proprio bisogno informativo. Cosa so, cosa invece devo raggiungere, e in questo scarto appunto come interagire, insomma, con le diverse fonti e via dicendo. E quindi la pratica anche, no? Attraverso per esempio attività laboratoriali con una varietà di media, libri, riviste, stampa, online, siti web, video, podcast, social media, e come valutare tra l'altro tutto questo. Quindi questo è appunto un aspetto, diciamo, veramente fondamentale per un'istruzione appunto di qualità. Incoraggiare l'espressione creativa. Il bibliotecario dovrebbe incoraggiare gli studenti a esprimersi in modo creativo, organizzando e coinvolgendoli nell'organizzazione di mostre d'arte, letture di poesie, rappresentazioni teatrali in biblioteca e quant'altro. E la breve carrellata che ci ha fornito il professor Cavallarin è sicuramente utile, insomma, la ricchezza delle esperienze che le scuole lombarde hanno apportato durante il percorso formativo è veramente notevole. Sostenere gli obiettivi della scuola. Il bibliotecario deve assicurarsi che la visione e la missione della biblioteca appunto siano in linea con gli obiettivi educativi della scuola. Andando a concludere, l'anno europeo appunto delle competenze offre alle biblioteche scolastiche un'opportunità straordinaria di concentrarsi sullo sviluppo appunto di competenze innovative in linea con le tendenze emergenti nel campo dell'istruzione, fornendo una serie di servizi e risorse che supportano appunto i diversi alfabetismi, l'apprendimento basato sul gioco, gli spazi creativi, l'apprendimento personalizzato. Sicuramente le biblioteche scolastiche possono svolgere un ruolo chiave nel dotare gli studenti delle competenze necessarie per avere successo in un mondo in rapida e a volte, insomma, anche drammatica evoluzione. L'integrazione appunto delle pratiche, insomma, qui sinteticamente illustrate, può aiutare il bibliotecario scolastico, docente bibliotecario, docente referente, la commissione biblioteca, il team biblioteca, insomma, a ispirare appunto competenze innovative e potenziare i servizi e le attività della biblioteca scolastica per un'istruzione di qualità. Se c'è tempo per condividere proprio due fotografie al volo, perché così chiuderei, ecco, come utile esemplificazione. Qui trovate, insomma, ecco, questa è una fotografia che io ho scattato la settimana scorsa durante una conferenza internazionale in cui è intervenuto un giovane bibliotecario filippino di Manila, che ha condiviso la sua esperienza catturare, insomma, riportare gli studenti in biblioteca dopo la pausa, diciamo, Covid,
che ha rallentato in un certo senso la frequentazione. Allora, scusate, ecco, qua si vede insomma uno dei videogiochi che ha realizzato con Minecraft, e ne ha realizzati diversi, per esempio per favorire la conoscenza, l'orientamento, l'utilizzo della biblioteca scolastica, per conoscere, per apprendere la classificazione decimale di Dewey, per apprendere i diversi generi letterari e via dicendo. Invece un altro versante nel quale, appunto, lungo il quale le competenze creative del bibliotecario possono trovare espressione, ecco, come vedete qui c'è la pagina Facebook di un istituto comprensivo di Zagabria, che già solo da questa immagine, no, fa intravedere, come posso dire, la vivacità e quindi anche il comunicare la biblioteca in maniera efficace. E cogliere l'occasione del mese internazionale delle biblioteche scolastiche, per esempio, per coinvolgere gli studenti in gemellaggi internazionali, ma che poi, proprio per quella capacità di comunicazione, di documentazione e di comunicazione che sia come bibliotecari ma anche come docenti, appunto, dovremmo potenziare, e per esempio anche da dare, ecco, una restituzione attraverso incontri, attraverso articoli nei giornali e via dicendo. E a proposito, ecco, delle competenze innovative che si possono mettere in campo, cito velocissimamente e poi chiudo, questa è l'esperienza di queste quattro bibliotecarie scolastiche. Allora, Tonca, qui alla sinistra, Antonia Ljuljanac, bibliotecaria croata di un istituto comprensivo di Zagabria, Maria Fer Nicolau, bibliotecaria filippina ma ora in servizio in Indonesia, Sofia Adeye, bibliotecaria nigeriana, e Maya Sari Abdullah Majid Maya, bibliotecaria malese, si sono conosciute attraverso i gemellaggi per l'International School Library Month, per il mese internazionale delle biblioteche scolastiche. Le loro scuole hanno cominciato a entrare in contatto per lo scambio dei segnalibro, poi durante la pandemia per il digital storytelling e via dicendo. Da lì si è rafforzato questo legame tra le quattro bibliotecarie scolastiche, molto dinamiche. Poi vi farò avere magari l'indicazione anche dei siti web delle loro biblioteche e via dicendo, e comunque particolarmente in occasione della 51esima conferenza internazionale di biblioteconomia scolastica che si è svolta a Roma a luglio, grazie insomma a un concerto di forze, hanno avuto modo di mettere a fuoco anche delle idee progettuali in ambito formativo, e quindi hanno sviluppato un innovativo programma di formazione che è diventato un programma Erasmus che sarà realizzato a giugno dell'anno prossimo a Zagabria. Quindi potete vedere, ecco, come si possono anche mettere in moto, no? e si possono sviluppare appunto competenze innovative e in questa maniera, per esempio, ecco, favorire anche la crescita di professionisti competenti anche nel mondo delle biblioteche scolastiche. Grazie ancora di questa opportunità.